Benvenuti e buonasera a tutti. Oggi la semifinale della Champions Calcio Elite tra Alba Roma e Borgo Rosso. Botta secca, chi vince passa in finale. E già vediamo i completi delle squadre. In blu l'Alba Roma, mentre in rosso il Borgo Rosso. Le squadre si schierano, hanno fatto riconoscimento e siamo quasi pronti a partire. Vediamo che gli arbitri si posizionano, i portieri si preparano. E ci siamo quasi al calcio d'inizio di questa semifinale calcio elite. E ricordiamo i titolari del Borgo Rosso con Altobelli, Benotti, Berti, il capitano Lovizon in porta, Marchetti vice capitano, poi abbiamo Troise, Farris, Di Carlo, Bragaglia, Bracciali e Gasparrini. Mentre per l'Alba Roma i titolari con Aprea, Casanica, Colacicco, De Santis, Lazzaro, il capitano Mininni, il vice capitano Recchioni, Natalia, Scuteri e Vella. Questa è la formazione dell'Alba Roma. Ultimi preparativi per scegliere chi avrà la palla e chi avrà il campo. Dopodiché fuoco alle polveri. Ricordiamo in regia Massimo Montiroli e la voce di questa sera ancora una volta Fabrizio Branco. Cielo sereno, tendente al fresco, in questa sera limpido. Siamo quasi pronti. Vediamo da sinistra verso destra si è schierata l'Alba Roma, mentre da destra verso sinistra il Borgo Rosso. Tutto pronto. Attendiamo solo il calcio d'inizio di questa semifinale. A quanto pare batterà il Borgo Rosso ed ecco il calcio d'inizio. Fuoco alle polveri, ragazzi, e sarà battaglia da adesso fino alla fine. Costruzione che parte dalla difesa da parte del Borgo Rosso, che cerca di sfruttare subito le fasce. Ben bloccato, palla nelle mani del numero 7, che cerca subito in profondità. Dovrebbe essere una partita molto combattuta. Vediamo Lazzaro in possesso di palla, scarica subito, ancora Lazzaro, che cercano il fraseggio per vie centrali un po' leziosi. Fanno girare la palla ancora sulla fascia sinistra, cercano di sfondare ora in maniera centrale, lo spazio c'è, seguono bene l'azione, il cross in mezzo, il numero 7 liscia la palla. Attenzione, che occasione per Vella, che non trova l'impatto con la nuca e dà la possibilità al Borgo Rosso di ripartire da laterale. Ecco ora una rimessa lunghissima, sembra non riuscire a sbrogliare questa situazione. Ancora Vella che dà una buona palla
Vediamo ancora sulla fascia Vella in possesso di palla, vediamo se cercherà il cross. No, ha cercato lo scarico ora per vie centrali, numero 18 in area di rigore, la palla rimane lì e sbroglia tutto il numero 18 in calcio d'angolo Altobelli. Luisi, Bracciani, resta qua. Sentiamo che si fa sentire Cesaretti, il mister del Borgo Rosso. Vieni qua. Con gran voce. Ora batteranno il calcio d'angolo i ragazzi dell'Alba Roma. Giocare su Cristian. Ecco il cross. Il tiro al volo, rimane lì la palla, il tiro. Grande intervento del numero 6 del Borgo Rosso che dice di no. Gasbarrini è andato a chiudere in extremis. Gran primo pericolo. Si prospetta una gran bella partita subito in avanti l'Alba Roma che mette pensiero all'Ovizon. Ancora il numero 18 in possesso di palla dalla difesa che scarica verso Gasbarrini. Gasbarrini per Benotti. Ancora centrale per il numero 20 Berti che cerca di impostare con Altobelli. Ora devono salire un pochino i ragazzi del Borgo Rosso. Lancio lungo, ben controllato, neanche troppo. Palla verso nessuno, un rimpallo che favorisce i ragazzi. Attenzione, un tiro comodissimo, bloccato in due tempi in qualche modo da parte del portiere dell'Alba Roma. Ora vediamo se andrà per il rinvio lungo. Eccolo ora, colpito un po' di esterno, non va a trovare i suoi compagni. È pronto il Borgo Rosso ad impostare con il numero 92. Gira veloce. Ancora Lovizon in possesso palla che scarica verso Gasbarrini. Gasbarrini prova il lancio lungo, vediamo se ci darà la sponda. Una specie di velo verso il numero 7 che sfrutta la fascia sinistra, ma non trova. Attenzione, un fallo nettamente in ritardo il numero 2 dell'Alba Roma. Non serve l'anticipo, Luca, non serve l'anticipo di testa, teniamolo là. In questo caso Natalia commette fallo nei danni di Benotti e ci sarà una buona punizione. Queste palle inattive dai vertici possono essere molto pericolose. Vediamo tutti i saltatori in area di rigore. Vediamo se il capitano si porta tutti avanti. Tutti sulla linea. E ora ci sarà il cross in mezzo. Nulla di fatto, un po' incerto su questi interventi il portiere dell'Alba Roma che in due tempi riesce a neutralizzare. Deve prendere ancora un po' fiducia probabilmente con il campo. Vai. Muovila. Anche facile. Lancio lungo. Interviene bene il 18. Provano a mettere a terra e si riparte dal portiere. Vediamo come il Borgo Rosso cerca di pressare abbastanza alto. Si fa vedere il capitano. Buono il lancio, non stoppa il numero 7. Ora riparte il Borgo Rosso dal centro, subito a sfruttare le fasce. Con questi scambi quasi a due tocchi, non si trovano questa volta. Giochiamo con i piedi centrocampo, non li cerchiamo mai. Giochiamo con i piedi centrocampo. Pronta ora l'Alba Roma a farsi vedere in avanti con il numero 6, Aprea, che scarica verso Mininni. Il capitano, gran palla a scavalcare per il numero 2 che non controlla, peccato, lo aveva visto e pescato, ma non buono il controllo. Ora Benotti alla rimessa laterale, vediamo se sarà la classica rimessa lunga. Stringono bene i ragazzi dell'Alba Roma e ora devono impostare questo gioco e cercare il contropiede. Lo vede subito sulla fascia sinistra. Vediamo se riesce a tenere la palla il numero 3. Uno contro uno.
va a cercare lo scambio, il dai e vai, si chiude bene il Borgo Rosso, c'è il 17, vediamo se lo vede subito, è partito ora, sta in fuorigioco, ricomincia, gestisce, e viene a sfruttare la propria fascia sinistra, il classico lancio lungo da parte del Borgo Rosso, vediamo come il capitano è riuscito a sbrogliare questa situazione, un'incertezza da parte dei difensori. Vediamo subito esterno destro, invocano un fallo di mano non visto, subito tensione, peccato, se fosse passata questa palla, gran pericolo. Rimessa abbastanza lunga, vediamo come il Borgo Rosso riesce a pressare abbastanza alto sulla tre quarti. Vediamo come decidono di giocare tutto libero sulla fascia destra, visto bene dal terzino sinistro dell'Alba Roma. Lancio lungo, non aggancia, ma la palla finisce ancora ai ragazzi del Borgo Rosso. Ancora una volta, due tre tocchi e scarico. Cercano le vie centrali per poi rifugiarsi nelle fasce laterali. Eccola qua ora, la chiamano. Riesce ad anticipare il numero 7, ricomincia tutto da Lovizon, pressato dal numero 9 che ci crede. Con non poca difficoltà libera la difesa del Borgo Rosso, che con un contrasto fortuito gli consente di usufruire di questa rimessa laterale. Ancora Benotti, sono sue le mani che andranno a mettere in gioco questo pallone verso il suo compagno. Ora il numero 6, pressano in maniera costante e questa volta è l'Alba Roma che si trova in posizione interessante grazie a Natalia che andrà alla rimessa laterale. Ecco, vediamo se ci sarà la rimessa lunga, abbastanza vicino a cercare il suo compagno che cerca di liberarsi, intervento sulla palla, l'arbitro non tira sulla bandierina. Ancora Mininni che esce bene e si va a procurare un buon fallo, punizione prima interessante da parte del Borgo Rosso e ora Alba Roma più o meno sempre lo stesso vertice dell'area di rigore. Vediamo i saltatori dell'Alba Roma tutti in area di rigore, solo il numero 17 a dar fastidio del Borgo Rosso, Bracciali in avanti circondato dai due centrali dell'Alba Roma, e batterà il numero 18 De Santis. Vediamo il cross in mezzo verso il portiere, troppo verso Lovizon che va alla rimessa subito veloce, intercettata al numero 10, un po' lento questo rinvio con le mani, consentito il recupero. Ora c'è il tiro da fuori aria e parata, e sarà ancora Lovizon a rimettere in gioco, questa volta rinvio lungo, bella sforbiciata che fa a trovare i suoi compagni che non riescono a mantenere subito costantemente pressati i ragazzi dell'Alba Roma, che trovano difficoltà ad impostare il gioco. Ora sarà il numero 10 dell'Alba Roma che gioca vicino verso De Santis, che vede subito la fascia destra. Questo sarà il gioco principale, sfruttare le fasce per mettere la palla in mezzo, chiuso dal numero 20 Lovizon. Attenzione, rischia un po'. Ancora palla a centrocampo, l'arbitro ha visto un contatto e preferisce fischiare una punizione a favore del Borgo Rosso. Andrà a battere Berti probabilmente. Arbitro, invece sarà Altobelli a batterlo. Vediamo se lancerà direttamente le fasce, di solito è così,
sempre molto sfruttate da parte della squadra di Cesaretti. Infatti ecco sulla fascia destra a cercare, ma troppo verso il difensore dell'Alba Roma. Esce bene, non controlla però. Ora recupera palla il numero 10 con grande cattiveria agonistica. E ancora sulla fascia destra, numero 7 a portare palla, uno contro uno, vediamo se cerca lo scambio, sono in troppi, ancora un fallo da parte del numero 20 del Borgo Rosso, Berti. E ora vedremo se sfrutteranno meglio questo calcio di punizione. Ancora una volta una punizione interessante. Il solito Bracciali a dar fastidio alla difesa dell'Alba Roma. Bene Simo, bene Simo, dai Simo. Siamo pronti, la barriera si posiziona secondo la direzione di Lovizon. Tutto pronto. Fischio dell'arbitro, vediamo, sceglierà il tocco morbido, troppo morbido. Da poter impensierire un portiere con l'esperienza di Lovizon. Eccolo ora lì davanti il 17, che ha provato ad allungare. Fascia sinistra da parte del Borgo Rosso, scelta col numero 78, che va ad impostare. Provano a portare l'azione in profondità, questa volta tocco dell'arbitro. Mantiene però il possesso l'Alba Roma, non viene interrotto il gioco. Ancora la fascia destra, vediamo come andranno a sviluppare e a girare il gioco sull'altra fascia con il numero 10. Ci sarà probabilmente questo schema di gioco da parte dell'Alba Roma. Ecco il lancio lungo a pescare il numero 7 sulla fascia destra, uno contro uno, ha la possibilità, tunnel, attenzione, ora sono in due, vediamo se scarica, ma viene anticipato prima dello scarico, battuta veloce verso il numero 8. Vediamo se cercherà il cross, invece va per il mezzo, spizzato, il numero 10, il tiro smorzato, preso malissimo. Eccoci ora pronti al rinvio dal fondo da parte di Lovizon, ancora 0-0, ricordiamo il risultato, tempo sereno e abbastanza fresco. Per ora sembra l'Alba Roma a poter condurre il gioco, peccato di poco non riesce a controllare il numero 7. Vella, attenzione, spinto, giocano subito veloci. Non vogliono perdersi in chiacchiere e trovare subito il gol per stare tranquilli. Numero 8 salta bene di testa, va a liberare e la palla torna ancora in possesso del numero 10, che cercano lo scambio per vie centrali. Quasi due tocchi, ancora che alza l'occhio verso la fascia. Attenzione, il numero 18 va a cercare ora il numero 7 dell'Alba Roma sulla fascia destra, vediamo se scarica, invece c'è il cross in mezzo, libero, l'incornata alta. Gran bella azione da parte dell'Alba Roma, che riesce ad avere un gioco abbastanza veloce da non consentire ai ragazzi di Cesaretti di organizzarsi in campo. E ora sarà ancora una volta Lovizon a battere dal fondo. Vediamo che cerca il suo compagno, il 17 che spizza. Ma grande difesa del capitano, che si mette tra palla e giocatore e la dà verso il suo portiere, che va a liberare. Ora bisogna mettere la palla a terra, altrimenti si fa confusione. Vediamo il 75, ruba gran palla il numero 7 dell'Alba Roma. Grande pressing di Vella, che subisce anche fallo. Ora gioca subito l'Alba Roma, ora numero 10. Lazzaro, che cerca i suoi compagni. Vediamo la fascia destra verso il numero 2.
ancora sulla fascia destra, si cercano spesso i ragazzi. Non si capiscono, questa volta con il numero 10 deve ripartire veloce, ma è ben chiuso. Gran pressing. Ora gioca subito il Borgo Rosso. Cerca il lancio lungo, questa volta lo pesca, un fuorigioco probabilmente non c'era. Attenzione, millimetrico. Era partito bene, molto bene. Forse non c'era il fischio, la chiamata. E ora invece prova l'Alba Roma con questo lancio lungo verso le braccia tranquille di Lovizon. Non impegnato ancora in maniera pericolosa, però spesso si rendono pericolosi i ragazzi dell'Alba Roma con queste azioni molto rapide. E questa volta non trova la palla, un po' sbilanciato, giusto il fallo. Pronto il Borgo Rosso a ripartire, sempre con Altobelli. Ora numero 20, Berti, che si appresta sicuramente al lancio lungo. Eccolo centrale, attenzione l'imbucata, la spizzata va giù, l'arbitro non fischia, vediamo lo scarico. Se ci sarà il tiro da lontano dell'83, ben ribattuto ancora dal capitano che ci mette una pezza. Ora il cross verso l'altra fascia che non pesca, il numero 17. Ora sarà l'Alba Roma a riprendere il gioco dal fondo. Batterà il capitano Mininni. Eccolo qui, un bel lancio. Scusate. Maggiore il possesso dell'Alba Roma in questo momento. Troppa sicurezza questa volta da parte del capitano, che sbaglia un passaggio abbastanza semplice. Ora lo vede in profondità al numero 78, cross in mezzo, lo vede libero il tiro. Peccato, Sbilenko non vada a trovare lo specchio della porta e si spegne, controllato dal numero 2 dell'Alba Roma sul fondo. Attenzione, il passaggi forti, andiamo su Max. Mininni non può rischiare queste palle, un errore troppo semplice poi può portare a un gol. E ora adesso il numero 10 dell'Alba Roma che cerca di sfruttare questa volta la fascia sinistra. Ecco il cross in mezzo, fuori, non preciso. Azioni da una parte e dall'altra, questa partita è abbastanza frizzantina. Vediamo Lovizon al rinvio. Trovano comunque il possesso i ragazzi dell'Alba Roma e si ricomincia ancora. Ora il pressing alto, chiama il mister. Rischia ancora troppo il capitano. Troppo lento, vediamo come difende bene la palla, ma chiudono con il numero 17 il Borgo Rosso. Bracciali è andato a chiudere questa palla e ora si appresta il numero 2 a battere subito e veloce. Ora gran palla di esterno, vediamo per vie centrali, il numero 9, gran tiro di esterno, morbido. Rinvio di Lovizon, un po' in controtempo, tocco di mano visto dall'arbitro, involontario, però c'era. Ancora Alba Roma, sempre questa fascia, vediamo come la sfrutterà. Ecco ora il possibile cross da parte del numero 2, ben chiuso, spinge molto ed è sempre lui
a mettere pensiero Natalia. Attenzione che entra il 21 da parte dell'Alba Roma. E vediamo se si gira per vedere il numero. No. Vediamo ora il calcio d'angolo, il cross in mezzo, svetta Mininni, fuori di poco. Gran saltatore Mininni, probabilmente sarà spesso cercato in queste occasioni. Fallo fischiato da parte dell'arbitro a favore del Borgorosso. Ora batte veloce, fascia sinistra per loro. Luca, l'uomo Luca, le braccia, arbitro. Giusto fallo, spinta abbastanza evidente. Ora va l'Alba Roma sulla fascia sinistra, cambia un attimino il fronte di gioco. Gli spazi sono ancora ben coperti però dai ragazzi dei Cesaretti. Ecco, ora il lancio lungo, buona l'idea, meno la precisione del passaggio. Subito Lovizon con le mani, pronto a rincorrere il numero 7, ora per vie centrali, tenta il passaggio filtrante. Un po' lasciato da solo, però questa volta non prende rischi e libera tutto. Ancora Borgorosso in impostazione di gioco sulla fascia destra. Vediamo se la palla arriverà a Berti, così è. Finta il lancio, ma lo effettua ora il numero 6. Controllo difficoltoso, ma ancora in campo. Si muovono poco ora i ragazzi del Borgorosso, che cercano di impostare per vie centrali. E ora sale il pressing dell'Alba Roma, ma esce bene il Borgorosso, che vuole sfruttare queste situazioni. Ci vuole pensare. Ecco il 75, si libera bene questa volta. Ancora una volta l'arbitro, in maniera fortuita, si trova nella direzione del passaggio e verrà scodellata questa palla. Si ricomincerà dal possesso del Borgorosso. Numero 18, Altobelli, in possesso palla sulla fascia destra. Vediamo che fa scendere i suoi compagni, tutti nella metà campo dell'Alba Roma. Ecco il cross in mezzo, a trovare le comode braccia del portiere. Vediamo che il portiere schiera i propri in campo e ora va a cercare il lancio lungo, che supera bene la metà campo. Difficoltoso il controllo e reimposta ancora una volta l'Alba Roma. Vediamo se proverà per vie centrali. No, sceglie subito la fascia. Di solito abbiamo visto un fraseggio partire per vie centrali per poi concludersi sulle fasce laterali e trovare i cross. Ed eccolo costantemente in avanti il capitano Mininni sulle punizioni, questa volta sul vertice dell'area di rigore sinistro. Tutti sulla linea del limite dell'area di rigore per cercare di mettere in fuori gioco più giocatori possibili e non dare l'occasione di entrare dentro. Tre punizioni abbastanza pericolose da parte dell'Alba Roma contro una punizione del Borgorosso. Ecco il fischio dell'arbitro. Ecco il fischio. Cross in mezzo, questa volta Lovizon rimbalza davanti, non trovano l'inserimento di Mininni. Prova subito Lovizon a trovare una precisione incredibile con i piedi.
te. Si erano quasi trovati. Devono ragionare un po' di più. Non devono avere fretta, devono mettere palla a terra, passarsi la palla e arrivare fino in porta. Ora lancio lungo verso il numero 7, l'Alba Roma. Mette in difficoltà il Borgo Rosso. E calcio d'angolo. A quanto pare la palla non è uscita in fallo laterale. Qualcosa da ridire da parte del difensore del Borgo Rosso. E ora Alba Roma in attacco. Vediamo se Mininni sale. È così. Questa sarà una costante. Vediamo se verrà cercato il capitano, probabilmente il più alto. E così è, ma non riesce a girare. E vede effettivamente una spinta da parte del capitano. Si ripartirà ancora una volta da Lovizon. Fascia destra da parte del Borgo Rosso. Ancora il numero 18, Altobelli, che va a cercare il suo compagno numero 6, Gasbarrini, che va verso il 7. Attenzione per un controllo non riuscito da parte del numero 2. Sfrutta il numero 17, ma copre bene Simone, che lo butta un po' giù. L'arbitro non fischia, forse per il vantaggio. Una finta, due. Il tiro, gran parata da parte del portiere dell'Alba Roma. Ora palla in mezzo ed esce fuori tutti, e sarà ancora Altobelli ad impostare dalla difesa. Gran rischio, prima vera occasione. La segniamo al Borgo Rosso, che ora sfrutta ancora la fascia destra, cercherà il cross e viene chiamato il fallo. Questa volta il numero 10, Lazzaro. Cambio, mister. Ancora un cambio da parte dell'Alba Roma. Entra il 19, Tarquini. Andrè, chiama Luca. Arbitro! Arbitro! Vediamo che cercano di richiamare l'attenzione per una sostituzione, i ragazzi dell'Alba Roma. Entrerà il numero 19, Tarquini, ed esce il numero 2, Natalia. Ora pericoloso il Borgo Rosso, di solito meglio non effettuare le sostituzioni su calci di punizioni così complicati da gestire, ma vediamo come risponderà l'Alba Roma. Ancora interessante una situazione del genere, tutti nella metà campo dell'Alba Roma. Ora c'è il cross in mezzo un po' lungo sul secondo palo, che va a pescare il numero 17. Vediamo che scarica subito. Ah, l'aspetta un po' troppo il numero 7, che va a trovare l'anticipo del difensore dell'Alba Roma. Palla in mezzo, vediamo Altobelli che cerca il pertugio, non c'è, viene chiuso dal capitano, che rimedia un ottimo fallo laterale. Queste sono probabilmente le capacità migliori di Mininni. Lavora di esperienza su queste palle. Ora il numero 7, vediamo due tocchi e scarico. Ecco ora il lancio lungo, che vede il numero 7 contro il numero 7 del Borgo Rosso, uno contro uno, confronto tra stessi numeri. Grande scarico, ora possesso numero 8, che tenta il tiro a giro con il sinistro, ma fuori. Bene l'idea, meno l'esecuzione, ma i ragazzi dell'Alba Roma come spingono, e vogliono il risultato sicuramente. Ricordiamo le semifinali della Champions Calcio Elite,
Ora si appresta il Borgo Rosso ad uscire con questo possesso, vediamo, non si trovano. Questa volta non segue il 17 l'azione, la palla si ferma nella terra dove ci sono solo maglie blu. Ecco il lancio lungo, deve seguire il 26, spinto non in maniera eccessiva però sulla corsa. Viene fischiato il fallo, ancora un cambio da parte dell'Alba Roma, entrerà il numero 22. Esce Colacicco, entra Como. Frequenti i cambi da parte dell'Alba Roma. Ancora Lovizon, si appresterà al lancio lungo. Vediamo ora ancora l'Alba Roma, maggiore il possesso palla dei ragazzi in maglia blu che andranno sicuramente a sfruttare la fascia destra questa volta con il 19. Vediamo uno contro uno. Ah, la doveva scaricare. Bravo Giorgio! Riesce ad evitare il calcio d'angolo ed è solo rimessa laterale probabilmente. E invece no. Sarà calcio d'angolo ancora una volta, l'Alba Roma porta i suoi saltatori, cross basso, la girata, rimane lì la palla, attenzione il numero 8 che tenta il tiro, rimane al 5 ma un po' di confusione. E ora pronto a partire il Borgo Rosso con il numero 17, vediamo se cerca lo scatto, va in fuori gioco, si deve fermare, palla sulla fascia, la mantiene. Ora il Borgo Rosso può attaccare. Vediamo come si libera. Ecco il cross in mezzo, c'è la girata! In calcio d'angolo. Gran girata da distanza ravvicinata e la risposta pronta. Un'occasione per parte vera e propria. Grande Max. Maggiore attenzione. Queste ripartenze da un calcio d'angolo. Poteva scapparci il danno, ma grande risposta, che riflessi del portiere dell'Alba Roma che la mette sopra la traversa. Si prospettava una partita interessante, così è. Scende ancora un po' la temperatura qui al campo, cross in mezzo. Vede il numero 20 che non riesce a girare, ora pronta ad uscire subito l'Alba Roma, vediamo se prova ma non trova. E ora il Borgo Rosso ad impostare con numero 20, subito la girata in mezzo, attenzione, una palla difficile, quasi a mettere in estrema difficoltà il portiere. Queste sono le palle peggiori, quando ti superano non riesci più a recuperare la posizione. Poi è difficile intervenire. Il numero 10 dell'Alba Roma che va ad impostare ovviamente sulla fascia destra, che cerca il numero 7 che va a mantenere questa palla in campo, ma nel controllo, attenzione, passaggio incredibile, Lovizon a valanga, dice no. Incredibile Benotti, che errore, quasi andava a regalare questa palla invitantissima, divorato un gol praticamente già fatto. Grande la chiusura di Lovizon che è andato direttamente sul pallone. Ora il Borgo Rosso, ancora rimessa lunghissima, ma c'è Meninni, ancora laterale. Meninni non si fa superare. Oh, siamo tra noi, ora è presa lui. Ecco ora per vie centrali il Borgo Rosso che deve cercare di impensierire di più lì davanti. Palla in mezzo, sbagliata, ora pronta ad uscire l'Alba Roma, ci potrebbe essere un interessante contropiede. Chiede scusa sulla fascia, attenzione destra, il numero 7 ci arriva e
Non riesce, attenzione, viene chiamato un fallo probabilmente, non si riesce a capire momentaneamente, fase concitata. Numero 7, gran fair play, va ad aiutare l'arbitro spiegandosi che non c'era stato il tocco e che non c'era bisogno di fischiare il fallo. Questo è quello che vogliamo vedere, ovviamente, il fair play da parte di tutti i giocatori. Grazie ragazzi. Ora pronto a partire il Borgo Rosso. Pronto con una rimessa laterale sempre profonda. Ora l'Alba Roma, zona centrale, numero 8, vediamo che entra. Questa volta forse un tocco, lancio lungo sulla fascia sinistra, pronto a prendere la cavalcata, ma non riesce il Borgo Rosso ad uscire. Ora vediamo come svilupperà l'azione l'Alba Roma con il numero 18 che va a cercare subito la fascia sinistra. Attenzione, vediamo se va al tiro, no, troppo tempo. Attenzione, spalla contro spalla, il tiro che non trova un'ottima conclusione. Secondo me contrasto abbastanza corretto, spalla contro spalla, al limite proprio, borderline. Dopo la palla rimane lì un po' nella terra di nessuno, hanno provato a tirare i ragazzi dell'Alba Roma, trovano una deviazione e va in calcio d'angolo. Ora ci sarà il calcio d'angolo da parte dell'Alba Roma e andiamo. Vediamo i saltatori tutti in aria, solo il numero 78 da parte del Borgo Rosso a dar fastidio. Pronti ora questo cross. Vediamo ora il cross in mezzo, altissimo, troppo alto, dove non arriva nessuno. Spesso viene cercato il capitano dell'Alba Roma. Ora pronto Lovizon che cerca la ripartenza dal basso, lancio lungo, subito un tocco e viene chiamato giustamente il fallo. Ora Altobelli alla punizione, va al lancio lungo a cercare il 17 che lascia scorrere un po' questa palla e trova il fuorigioco. È il secondo che c'è, ma non c'è. Ha sbagliato pure quello di prima. Ho detto pure subito Minini a giocare verso il numero 7. E fischio del primo tempo, 0-0 Alba Roma, Borgo Rosso. Ci vediamo tra un po'.
Eccoci qua, pronti ad accompagnarvi in questo secondo tempo, per ora ancora 0-0, partita abbastanza equilibrata, un paio di occasioni per parte. Prima abbiamo visto una gran risposta del portiere dell'Alba Roma su un colpo di testa ravvicinato, grandi riflessi, la chiude in calcio d'angolo. Si invertono i campi, quindi da adesso Alba Roma destra verso sinistra e Borgo Rosso sinistra verso destra. Si alza un leggero venticello a favore del Borgo Rosso, non dovrebbe dar troppi problemi. Aspettiamo gli arbitri che prendono posizione. Un po' di sostituzioni da parte del Borgo Rosso. Ancora qualche minuto di attesa. Ricordiamo, cielo sereno. Gradi, si abbassa di un grado la temperatura. Quasi tutto pronto ora. Partita, ricordiamo, abbastanza equilibrata, forse un po' più di possesso da parte dell'Alba Roma, che ha chiuso parecchio il Borgo Rosso nella propria area di rigore, ma le ripartenze del Borgo Rosso possono far male, sempre a lanciare il numero 7 o il 17. E parte ora il secondo tempo, pronti alla carica, subito il lancio lungo da parte dell'Alba Roma, Altobelli a liberare, ora è il numero 20. La deve mettere a terra, contrasto fisico, grande giocata ragazzi, con un colpo di tacco e questa volta probabilmente scatterà il cartellino, se n'era andato veramente bene, numero 64, ottimo il fraseggio e cartellino giallo per il numero 16 dell'Alba Roma, Cosmai. Primo cartellino se non erro. E ancora una volta questi calci di punizione da fermo, da queste posizioni, possono essere pericolosi, tutti sulla linea aspettando il fischio dell'arbitro. Ecco il cross in mezzo, troppo morbido, la palla rimane lì, ora il 22 che deve liberare, riesce se non con qualche difficoltà, viene data la rimessa ai ragazzi dell'Alba Roma che si apprestano con le mani a rimetterla in gioco subito verso il capitano. Vediamo il Borgo Rosso che zitto zitto inizia a pressare alto, non li vuole far giocare,
perché abbiamo visto una buona tecnica nel palleggio. Due o tre tocchi e scarico e salire tutti quanti, via. Ecco ora che parte, sale la difesa. Si sfrutta la fascia destra con poca precisione. E ora ancora lanci lunghi con le mani. Abbiamo visto che il Borgo Rosso ha una rimessa abbastanza lunga. Questa volta un po' di confusione. Mininni non riesce e la mette in calcio d'angolo. Angolo abbastanza regalato. Andiamo dietro verso 3. Le qualità del 5 dell'Alba Roma sono ben altre, non queste. Un momento di indecisione può essere sfruttato dal Borgo Rosso con questo calcio d'angolo. Solo il numero 22 a dar fastidio in mezzo ai giocatori del Borgo Rosso. Chiama lo schema. Vediamo ora il cross in mezzo, troppo sul secondo e viene fischiata la rimessa dal fondo perché la palla era già uscita. Anzi no, la palla evidentemente non era uscita e sarà ancora calcio d'angolo del Borgo Rosso. Dall'altro lato avranno una seconda chance. Cross in mezzo, non arriva il 77, vanno a liberare buttandola al di là della rete di protezione. Alla ricerca di un pallone, mentre si manda una squadra di ricerca a trovare l'altro. Ancora un calcio d'angolo, questa volta il Borgo Rosso sembra essere partito bene e schiaccia totalmente l'Alba Roma nella propria area di rigore, non uscendo più da questa situazione. Tre calci d'angolo consecutivi. Vediamo come si muovono i ragazzi del Borgo Rosso. Cross in mezzo, questa volta bene, esce con i pugni. Il portiere dell'Alba Roma va a liberare lateralmente. Le basi del calcio quando si libera sempre zone laterali, mai centrali. Ottima la scelta del portiere dell'Alba Roma, che devo dire prima si è superato con un intervento pazzesco. Battono subito. Ora per vie centrali l'Alba Roma tenta di sfruttare le fasce, troppo alto. E pronto a rimpostare il Borgo Rosso sulla fascia sinistra. Vediamo se andrà con una rimessa lunga, che hanno dimostrato di essere molto profonda. Ed eccola, la palla verso il 64, che trova difficoltà nel girarsi. Perde un po' di tempo, subito chiuso da tre giocatori dell'Alba Roma. Ancora il Borgo Rosso, attenzione, palla interessante. Riesce ad anticipare il numero 12. Attenzione, viene invocato un fallo sul numero 64, forse un pestone. Il giocatore è già fuori dal campo, quindi si può proseguire con il gioco. E ora uomo in meno, ragazzi del Borgo Rosso, pronti a sfruttare subito sulla fascia l'Alba Roma, ma chiusa bene dal numero 83. E ora l'Alba Roma con numero 20, anzi no, il numero 6, che va a scaricare verso il 4. Palla centrale verso l'8. Ancora sulla fascia laterale, andrà sicuramente al cross. Eccolo ora, il cross anticipato per un pelo. Numero 4 tenta di recuperare il pallone, non ci riesce. Ora il Borgo Rosso ad impostare, ma non si trovano. Le squadre si allungano un po', vogliono chiudere la partita, non arrivare ai calci di rigore. Numero 4. Grande apertura di poco, non... si è sentita. Fallo più tattico che cattivo. A parte il numero 20 dell'Alba Roma, che va a stoppare un'azione che poteva essere pericolosa. Lowenberg.
E ora Altobelli, sempre sulle punizioni da questa posizione. Lancio lungo. Ora devono mettere giù la palla se vogliono giocare. E riconquistano ancora. Calma, calma, non da solo, bah, non da solo. Con non poca difficoltà di impostare Altobelli dal centro della difesa. Non trova il controllo. Ora il numero 22. Tenta il tunnel, un po' esagerato. Chiudono bene, si allunga un po' troppo la palla. Ci mettono la cattiveria e Lovizon in due tempi la lascia rimbalzare. Una palla non semplicissima. Ricordiamo, un po' di vento si è alzato, quindi le palle un po' morbide tendono a cambiare un po' direzione. La lascia scorrere l'83 del Borgo Rosso di Carlo, che lascia la rimessa a Marchetti. Non controlla il 64, pronto il numero 4 dell'Alba Roma, ora a rimpostare, vediamo se la metteranno sulla velocità. De Santis, un po' troppo lezioso, quasi rischia di perderla. E ora il capitano Mininni, vediamo se andrà al lancio lungo. No, giocano vicino. Un po' sterile questo possesso palla. E ora deve salire un po' la difesa. Lancio lungo un po' troppo basso. Cerca gli interni, Mininni. Ora vediamo l'Alba Roma che tenta di pressare forte, ma non vuole superare la tre quarti. Li aspetta un attimino e ora parte il pressing dopo il primo passaggio ad impostare. E la palla esce, Altobelli non trova le misure. Pronto il numero 6 dell'Alba Roma, Aprea. Palla in possesso del capitano. Ancora il Borgo Rosso, pure loro aspettano questa volta a metà campo prima di portare pressing, che inizia adesso piano piano a salire. Ora la deve portare il capitano, deve salire con questa palla, non riesce ad impattare bene, deve trovare un attimo il ritmo il capitano dell'Alba Roma, che in questo secondo tempo sta facendo difficoltà. È ancora Altobelli nella difesa. Altobelli, vediamo se andrà al lancio lungo, non gioca vicino. E ora porta palla il numero 17, che cerca la fascia laterale. Questa volta interviene trovando il piede del giocatore del Borgo Rosso, che rimane a terra, probabilmente impatto duro. Per ora si sono viste solo punizioni dai vertici dell'area, non hanno quasi mai trovato l'incornata vincente. Vediamo se sfrutteranno con uno schema a liberare un tiro fuori aria oppure cercheranno ancora il cross in mezzo. Staremo a vedere. Pause lunghissime. Tutto pronto, sistema la barriera al portiere dell'Alba Roma. Solo due. Lontano il 77, non tenuto da nessuno. Entra sul secondo palo e troppo sul portiere centrale. Senza difficoltà. Gioca veloce. E ora devono partire, ragazzi. Vediamo dal centro con numero 8 che allarga sulla fascia destra, ma chiude bene la diagonale. Non vede un fallo l'arbitro, si lamenta la panchina. Altobelli ad impostare, ancora verso il numero 26, Marchetti.
che cerca il 64, se ne vuole andare, ma ben fermato dal 6 Aprea. Marchetti ancora la rimessa verso Altobelli, litiga un po' con la palla e va a liberare. Si chiariscono il capitano e l'arbitro su una scelta un po' dubbia sul possesso precedente, probabilmente un contatto con il numero 8, ma poche chiacchiere, eccolo il numero 8, protagonista dell'intervento precedente. Attenzione, passaggio sbagliato, il numero 17 ne può approfittare, salta il capitano, attenzione in area di rigore, uno contro uno con il portiere, gran parata! Si fa trovare ancora pronto e questa volta devono fargli una statua i propri compagni, perché è la seconda volta che toglie questa patata bollente. Calcio d'angolo per il Borgo Rosso, scende il numero 64 che andrà a battere lui. Tocci, ecco il cross in mezzo, bello diretto! Attenzione, si vede probabilmente un tocco con il braccio. Ma ancora il portiere aveva sbrogliato un po' questa situazione. Non devono farsi prendere dalla fretta, impostare tranquillamente. La sfiora soltanto, il numero 26. Ecco il 64 che prende un pestone. Marchetti, Altobelli. Gira tutto. Vogliono cambiare la fascia con il numero 27. Petrolo. Altobelli, vediamo se andrà a cercare Marchetti o cercherà il lancio lungo. Eccolo ora il lancio lungo verso il numero 64, ben chiuso. Ancora Marchetti, cerca il 64, buon intervento del 6 che chiude Aprea, chiude su Tocci. Ora è l'Alba Roma che deve uscire, ma è il Borgo Rosso che sta sfiancando l'Alba Roma sulle fasce. Il numero 17 che prima ha avuto un ottimo spunto superandone due, ora tiene un po' troppo palla e qui c'è il fallo. Questa è la prima punizione interessante che può mettere in difficoltà il portiere, un po' spostata sulla parte sinistra. È un tiro che può lasciare varie opzioni. Vediamo se si farà trovare pronto ancora una volta. Vediamo se Casanica azzeccherà anche questa. Finora ha risposto molto bene, salvando in due occasioni la propria squadra. Tiro bel potente sopra la traversa, nulla di fatto. Subito Casanica per il numero 6, Aprea. Cerca i propri compagni, non si trovano, scappano, viene chiuso. E ora arrivano le lamentele da parte di Aprea verso i propri compagni che si devono far vedere, non possono scappare così. E ora Minini in possesso che fa salire la propria squadra. Numero 21, troppo lenta questa palla, ma l'arbitro vede giustamente un fallo. Non si è conclusa l'azione con il vantaggio e quindi l'arbitro fischia. Ricordiamo ancora il punteggio 0-0 di questa semifinale di Champions Calcio Elite. Botta secca per un posto in paradiso nelle finali. Tutto pronto. Scende anche il capitano. Ecco il cross in mezzo a non trovare praticamente nessuno.
bisogna giocarla, non sprecare queste palle. Ecco l'Ovizon. Con rinvio fino a oltre la metà campo, il numero 8 non ci arriva benissimo. Aprea contro il 64, chiude bene. Buoni elementi nella squadra dell'Alba Roma, che riescono quasi sempre a sbrogliare queste situazioni, partendo dal portiere Casanica, che ha salvato la propria squadra con un paio di interventi veramente al limite. E ora Meninni a impostare verso il numero 4. Ora devono salire un po' con la palla. Prea, troppo possesso palla, lancio lungo, morbido, Altobelli a chiudere. E sarà l'Alba Roma con Aprea, con una rimessa laterale su questa fascia sinistra. Pressa nella propria metà campo molto alta il Borgo Rosso. Questa volta ci potevano essere gli estremi per un cartellino, l'arbitro preferisce fischiare solamente un fallo, una punizione. Pronto Altobelli. 90% sarà un lancio lungo, ma non c'è nessuno. Eccolo, lancio lungo in profondità, cercare le proprie punte, non salta nessuno. Aprea svetta, è sempre presente, si fa trovare costantemente pronto. E pronto Altobelli a ricominciare sul pressing del 22, lancio lungo, ancora la lotta con Aprea, che inizia a soffrire un po'. Altobelli contro il numero 22 dell'Alba Roma, riesce a chiudere. Marchetti non ci arriva, ci arriva l'83, ancora per Marchetti, questa volta sulla palla Altobelli, prova a liberare, la palla rimane ancora lì. Incredibile come non riescono ad uscire. Contrasto duro, e questa volta ci sarà anche il cartellino giallo per il numero 20 del Borgo Rosso, severo ma giusto. Ammonito Berti. Chi esce? Como, Tarquini, Ghigno, venite. Escono un po' di giocatori dell'Alba Roma. Como, Tarquini, Ghigno. Entrano l'11, il 7 e il 18. Anche noi, va. Esce il numero 22 per l'11, entra il numero 18 Damiano, per il 19 entra il 7 Marchetti e Troise. Vediamo se si gira. Per il numero 4 entra Del Zio 99. Tocci, ti cambi con Lemmo? Lemmo, vieni di qua, dopo vieni di qua. Del Zio abbiamo visto nella partita precedente fare un grande lavoro come punta. Entra il numero 19 per il 26 per Marchetti. Lemmo due via rossi. Ricordiamo adesso un calcio di munizione abbastanza posizione importante. Lo batterà il numero 18 De Santis Simone. Ecco il fischio dell'arbitro. Il cross in mezzo, questa volta è buono. E c'è un'irregolarità sull'85 vista dal direttore di gara. Ora è il numero 17 che ha fatto vedere grandi doti tecniche con questo lancio che vuole pescare il 64. Appena cambiato di fascia da parte del mister Cesaretti, gli
vediamo subito Del Zio che trova il centro dell'area di rigore ma non la palla. Buona la difesa dell'Alba Roma che non dà occasioni troppo limpide, a parte quelle due viste. Altobelli per Del Zio che lotta, il tiro liscio, smorzata la palla dalla presenza del difensore dell'Alba Roma che disturba il tiro, fase concitata. Ora vediamo l'11, il neo entrato, se viene visto dal 18 ma sbaglia tutto e dà la possibilità al Borgo Rosso di ricominciare. 19 non trova nessuno, ancora il 18, vediamo se passa per l'8, invece no, cerca proprio un compagno numero 20, eccoli gli scarichi, due tocchi, un tocco massimo e via, ecco bellissima azione che non trova i propri compagni. Aprea, marcato da Del Zio, nuovo entrato, il numero 99, vediamo se gira verso il capitano, invece no, vuole far salire, giusto così, trova libero il numero 20, verso il nuovo entrato, liscio dell'85, attenzione in area di rigore, contro Altobelli, spalla contro spalla, chiude e ora sale l'Alba Roma. Cambio. Chiamano arbitro, subito il cambio, ragazzi dell'Alba Roma, entrerà il numero 15. Arbitro, cambio! Vieni Bambè! Fermi tutti. Esce il numero 21 ed entra il numero 15. Bianchini. Bravo Veroni. Per Bellucci. E ora tutti in area di rigore. Solo Del Zio a dare fastidio. Pronti al cross, eccolo qua, buono, vediamo, Simone, gran parata di Lovison, più plastica che altro. È questo che viene chiesto al capitano, di farsi trovare presente nei cross, subito libero sulla fascia destra, non visto il 67, pronto a ripartire l'Alba Roma, che cerca ora di sfruttare il centro, scarico verso il 18, ancora fascia destra. Ora possesso Alba Roma, un po' chiuso, deve trovare il numero, un pestone e viene fischiato il fallo. Peccato non aver messo la forza su quell'incornata, però grandi risposte da parte di entrambi i portieri, Casani e Lovison. Prova a giocare subito l'Alba Roma a sorprenderli, ma non passa questa palla, ora si trova un po' scoperta, vediamo come cercheranno di risolvere, prova ad andare in mezzo a norma del vantaggio, deve spingere il Borgo Rosso che cerca il 77, una timida uscita da parte di Casanica e ora deve sbrogliare il capitano. Fanno correre a vuoto il 77 che rinuncia dopo una serie di passaggi. Ora De Santis che va a cercare Aprea. Ancora Aprea per il numero 20. Batte subito il capitano. Si bella, va a prendere sta palla. Numero 18 in possesso De Santis. Lancio lungo, gran controllo ma non riesce a proseguire, ultimo tocco il suo e sarà Benotti calma gola, a battere dai. Questo fallo laterale ancora lì, non escono da lì, dai Lop. Lunga rimessa da parte di Benotti, ha sempre un lancio lunghissimo, attenzione scivola, pericoloso, vediamo. Non si deve complicare la vita il capitano, ma esce bene sul pressing di Del Zio. E ora il numero 18 che va ad impostare per vie centrali. Un tocco, scende il numero 20 sulla fascia sinistra. Il nuovo entrato, un 11. Non si trovano. Altobelli a liberare. E ora è Aprea ad impostare. La partita si infiamma, ragazzi. Numero 8. Ancora l'Alba Roma. L'11 ne è entrato, non si chiude il triangolo e va a liberare alla meglio.
di nuovo angolo. Prima abbiamo visto il Borgo Rosso insistere, adesso si trova schiacciato dall'Alba Roma, che sta cercando di uscire con cattiveria a cercare questo gol che potrebbe chiudere la partita direttamente. Tutti nella metà campo del Borgo Rosso, vediamo l'Ovizon. Ora pronti per il calcio d'angolo, cross in mezzo, buono questo, esce l'Ovizon con i pugni, subito il capitano a recuperare questa palla, vediamo come difenderà. La palla non è uscita, va a chiudere il 27 del Borgo Rosso, Petrolo, vediamo, probabilmente Aprea si appresta a questo fallo laterale. Scambio vicino, devono trovare il cross, si allunga un po' la palla è uscita. Pronto l'Ovizon, cambio di sfere. Circa 28 minuti di gara, Aprea accompagna tranquillo del zio a portare il pressing insieme al compagno di squadra, il numero 17. Anticipa sta giocata, dai! Bracciali che cerca. No, andiamo al campo, non stiamo stretti. Insieme a Lemmo. Di non far uscire l'Alba Roma. Troppo stretti, non si capiscono. Questa volta gran pressing da parte di Lemmo e del zio che vanno a recuperare un'ottima palla. Entra un po' in campo, c'era il controfallo. Non visto dall'arbitro. Bravi, facciamo! Una botta ricevuta da parte del zio, ora Lotto ad impostare. Lento, attenzione, un infortunio probabilmente. Costretto ad uscire, si ferma il gioco. Alba Roma che si trova costretto ad una sostituzione, entrerà il numero 10. Lazzaro. Per l'infortunato si tocca l'interno coscia sinistro, numero 18. Finisce la gara per De Santis. Ed entra il numero 10, in realtà Lazzaro. Viene restituita la palla da Lemmo. Attenzione del zio che cerca di sfruttare un possibile errore, Mininni, fascia destra per il neo entrato. Palla non precisa. Andiamo ancora alla rimessa lunghissima. La palla che rimane lì del zio. E lascia a Benotti, una rimessa lunghissima, abbiamo visto che ha una rimessa veramente lunga, almeno 20-30 metri. Palla dove non c'è nessuno, preferiscono farla uscire. Ora sarà l'Alba Roma un po' in difficoltà, troppo veloce battuta questa rimessa, che trova il pressing pronto del Borgo Rosso, ma esce bene con il numero 10 Lazzaro che cerca Aprea. Lancio buono, non controlla benissimo, prova a prolungare questa palla verso il numero 8. Attenzione il pressing, l'Ovizon temporeggia un po' e riesce a liberare Aprea, comodo. Lazzaro che cerca di non perdere il possesso, devono giocare tranquilli. Aprea ora, largo, ancora Aprea, tenta le finte ma chiude bene il Borgo Rosso. Lazzaro per vie centrali,
C'era libero sulla destra, non l'ha visto, vediamo come scarica, trova la palla e ora subito Borgorosso, 3 contro 3, vediamo sulla fascia sinistra, un po' scoperta del Zio sull'altra parte, non viene cercato, scende l'83, vediamo se lo vede, il tiro da fuori aria, doveva passarla e viene ammonito il nuovo entrato, il numero 10, doppia ammonizione e rosso, attenzione, colpo di scena, Alba Roma rimane con un uomo in meno per proteste, doppio cartellino giallo. Per Lazzaro, uomo in meno per l'Alba Roma, si complica. Vediamo come deciderà mister Cesaretti di sfruttare l'uomo in più. E il numero 10 che va negli spogliatoi. Esce Lemmo. Lasciare spazio al 24. Vieni qua a destra, bracciali, vattene a sinistra. Tartaglia, cambio di ruoli, questa volta il 64 ritorna sulla fascia destra, abbastanza versatile. Ricordiamo, colpo di scena, uno in meno, Alba Roma. Per proteste viene espulso Lazzaro, doppia ammunizione, Aprea. Cesaretti che chiama la carica perché è ora il momento di sfruttare l'uomo in più. Vediamo se non si farà intimorire da questa situazione l'Alba Roma. Per ora il possesso a Borgorosso, va a cercare Benotti, lancio lungo verso il numero 19, attenzione il portiere esce, la chiama, giusto, Casanica. Troppo spazio, raga, troppo spazio. Ogni tanto perde lucidità il capitano dell'Alba Roma, perdendo palle un po' pericolose. Bisogna metterla giù, ragazzi, se vogliono creare qualcosa di interessante, la prolunga di testa verso il proprio portiere. Casanica pronto a temporeggiare, chissà se vorranno portare ai calci di rigore la partita o chiuderla qui. Attenzione Aprea che la controlla bene e se ne va, non molla Aprea, circondato da tre, la mantiene. Buona la scelta dell'arbitro. In mezzo a tre Aprea riesce a mettere in difficoltà. Ora il numero 8 in profondità che vede l'imbucata del 20, ma Lovizon va a prendere questa palla. Ancora questi rinvii precisi da parte di Lovizon, molto profondo, del Zio che ci mette il corpo, l'esperienza, di Ninni che va a liberare, ancora un colpo di testa, numero 7 che la mette a terra finalmente, e ora scarica verso Aprea, bisogna salire, bisogna aiutarsi con un uomo in meno, numero 8 in possesso palla, non si capiscono, e ritorna il possesso per l'Alba Roma, scende Aprea sulla fascia sinistra, cerca il centro, ne salta uno, ne salta due e ora deve ricominciare il numero 20 dell'Alba Roma, Aprea sul lato sinistro, va a cercare per via centrale il numero 7, vediamo se apre, scende Meninni, porta palla, troppo timido il Borgorosso, deve iniziare a prendere il possesso, sfruttare l'uomo in più, invece lascia il gioco all'Alba Roma che allarga sulla fascia destra, gran lancio di Aprea, un po' lento il suo compagno a prendere posizione. Si cerca un pallone, circa il 36esimo. Borgorosso
possesso palla. Devono sfruttare l'uomo in più, lo ricordiamo, doppia ammonizione per Proteste. Buono l'anticipo. Numero 11 dell'Alba Roma. Colacicco fa un gran numero e lascia la punizione da Brea. Eccolo ancora Colacicco. Un tocco che libera il numero 7, ora si deve liberare per il tiro, vediamo se tira il tiro, troppo morbido. Lovizon para senza problemi. Poteva fare di più, aveva la possibilità. Rischiano con queste palle lunghe, Altobelli. Eccolo, il lancio lungo del zio, non riesce a recuperare palla. Brea, presenza costante, che ora trova il numero 7 in linea, uno contro uno. Vediamo ora, doppia finta, in area di rigore, c'è il passaggio in mezzo. Troppo tempo, troppo tempo, lì bisogna concludere e non portare palla. Velo, gran velo del 64 che corre, si libera, 3 contro 3, lo vede, non c'è il fuorigioco. Intervento così così di Mininni, del zio che ci mette il corpo. Fase concitata. Tempo, signore! Dai, vinciamo sta partita! Vinciamo sta partita! Dai! Ora il numero 8, un po' di proteste. Si alza la tensione perché non riescono a sbloccare i ragazzi del Borgo Rosso con un uomo in più. Non so se sentite in sottofondo i due allenatori che danno battaglia. Non ci pensiamo più adesso, concentrati! Si fa interessante la partita. Azioni veloci, lanci lunghi, cerca il Borgo Rosso mentre cerca un fraseggio più ravvicinato l'Alba Roma. Ecco Lovizon, ancora una volta ne avrà tirati una decina di rinvii. Mininni a liberare questa volta con il destro. Possesso Borgo Rosso. Ora il 64 che ne è entrato, spazia su ogni parte dell'attacco. Ora lo vediamo alle prese al centro, poi a sinistra o a destra, ma libera l'Alba Roma. Scende il 20 in due su di lui e prende un ottimo fallo. Poteva esserci il cartellino per fermare questa azione. Batte veloce l'Alba Roma, presa in contropiede del Borgo Rosso, attenzione, limite dell'area di rigore, entra dentro il tiro, Lovizon ci arriva, non benissimo ma efficace. Ora calcio d'angolo per l'Alba Roma che con un uomo in meno sembra giocare meglio. Nessuno fuori a raccogliere, solo Aprea. Ecco il cross in mezzo, esce Lovizon con i pugni, un po' troppo centrale. Ora pronto il Borgo Rosso a ripartire. Vediamo se trova il numero 64, invece va per la fascia sinistra. Non ci arriva di pochissimo, che spreco, che spreco. Queste sono le giocate che ha bisogno il Borgo Rosso per chiudere questa partita con un uomo in più. Lasciare un uomo davanti, sfruttare queste ripartenze. Prossima, Chiamano il cambio i ragazzi del Borgo Rosso alla prossima palla. Numero 16 ad impostare. Vediamo come cercano, ma Altobelli sempre a liberare verso Aprea, disturbato dal 64, accompagnerà probabilmente fuori con esperienza. Probabilmente
Cambio. Belli chiama il cambio per un problema. Vediamo entrare Cesaretti col 14 e il numero 10. Escono il 27 e il numero 20. Cesaretti in veste di allenatore e giocatore. Ripartirà Aprea. Probabilmente uno dei migliori dei suoi, ma l'invalicabile Casanica si porta sicuramente il trofeo di miglior giocatore della sua squadra. Altobelli c'è, ha un po' di difficoltà, sta chiamando il cambio. Vediamo se riesce a resistere. Ora è entrato il pressing Cesaretti. Buona l'apertura, ora tenta il tiro senza pretese. Classico lancio di Lovizon che va a cercare Simone, che non interviene benissimo. Fallo del capitano. Questa potrebbe essere ancora una volta una munizione interessante. Vediamo come sceglierà il Borgo Rosso di battere questa punizione. Ricordiamo, un uomo in meno l'Alba Roma, deve sfruttare il Borgo Rosso questa occasione. Finora una partita abbastanza equilibrata, seppur gli interventi più pericolosi e degni di nota sono stati quelli del Borgo Rosso. Sale pure Lovizon. Rimane solo un giocatore del Borgo Rosso. Tutti in area di rigore. Vediamo. E fischio finale su questo calcio di punizione. 0-0. Si andrà probabilmente ai calci di rigore. Tutto pronto per questa semifinale 0-0. Ricordiamo, un uomo in meno da parte dell'Alba Roma per almeno un quarto d'ora. Non sono riusciti a sfruttare le occasioni, ragazzi del Borgo Rosso, e ora si andrà al dischetto, la lotteria dei calci di rigore. Abbiamo visto entrambi i portieri, Casanica e Lovizon, impegnati in maniera importante e hanno sempre risposto bene. Ora decideranno gli 11 metri. Gran bella partita, azioni da una parte e dall'altra. Ricordiamo, cielo sereno. Vediamo chi inizierà, probabilmente l'Alba Roma, mi sembra di vedere. Con il numero 15,
Bianchini contro Lovinson. Tutto pronto, 11 metri, il tiro! No! Tocca! Subito la possibilità del Borgo Rosso di andare in vantaggio in questa serie con il numero 7. Andrà Vella dagli 11 metri contro Casanica. Vediamo se risponderà al suo collega e in questo caso avversario Lovinson. Casanica contro Vella, 11 metri, tutto pronto, fischio dell'arbitro, vediamo la rincorsa, il tiro, e intuisce ma non para, in vantaggio il Borgo Rosso. Ora il numero 8 dell'Alba Roma, Lopresti contro Lovinson, il fischio dell'arbitro, il tiro e il gol per un attimo, la traversa. Serie in parità, vediamo il numero 19 del Borgo Rosso, scusate prima sono sbagliato, era il numero 7 Benotti ad aver portato subito in vantaggio il Borgo Rosso e ora di nuovo Casanica contro il 19, ci cerchia il tiro, intuisce ancora una volta ma non ci arriva, precisissimo, fin di palo, 2-1. Il momento del capitano Mininni contro Lovinson. Alba Roma che deve recuperare il primo calcio di rigore, ben intuito. Ecco, corsa breve. Il tiro, ancora Lovinson di poco. Porta in parità. Ora ne è entrato del zio, sarà lui agli 11 metri contro Casanica. Vediamo se continuerà il vantaggio o Casanica questa volta ci metterà una pezza. Pochi minuti per del zio. Ecco il tiro centrale, potente. Ancora in vantaggio, 3-2. Un rigore sbagliato per l'Alba Roma. La lotteria dei rigori non dà possibilità di errori e ora sarà l'11 dell'Alba Roma contro Lovinson con la Cicco per tenere ancora vive le speranze con il sinistro, vediamo il tiro spiazzato, scusate, spiazzato Lovinson, ancora 3-3. Ora il 17 del Borgo Rosso, Bracciali contro Casanica che finora li ha intuiti praticamente tutti, uno dei migliori dei suoi, ottima la sua prestazione, un rigore parato sarebbe coronare una prestazione pazzesca in questa partita. Ecco la rincorsa, il tiro ancora una volta precisissimo, ha intuito ma non trova, manca veramente poco per decidere chi andrà in finale, tutti in piedi, le speranze per l'Alba Roma. Con
il numero 7. Vediamo la rincorsa, il tiro e il passa alla finale il Borgo Rosso con questo rigore sbagliato, un uomo in più, si chiude ai rigori. E un saluto dalla regia Massimo Montiroli e la voce Branco Fabrizio, alla prossima. Thank you.